Siamo in compagnia di un personaggio importantissimo, straordinario, il senatore Razzi. Senatore, si è detto tantissimo dei suoi rapporti con il presidente della Corea, del suo intervento e forse anche di una piccola ingerenza per mettere pace fra gli Stati Uniti e la Corea. Quanto c'è di vero dietro a tutto quello che si è detto e che abbiamo letto? In primis le voglio ricordare che molti giornalisti e stampa italiano mi hanno deriso per quello che io dicevo della Corea. Oggi non più, perché avevo ragione io. Allora molte volte io dico o sono io 5 anni avanti o siete voi 5 anni indietro, perché io avevo previsto tutto questo, riappacificazione che faceva con la Corea del Sud e con l'incontro con Trump. Io già ne parlavo da anni, ma purtroppo, ahimè, ci sono molti giornalisti che non hanno capito quello che dicevo, perché io lo dicevo con un sorriso. Loro pensavano che lo stavo... Quanto ha influito la sua presenza in questo? Ma sicuramente, guardi, io da 10 anni che vado lì e ho sempre parlato bene di questa nazione, perché è una nazione che ci adora, tutto il mondo asiatico, devo dire che ci amano, ci adorano noi italiani per la nostra cultura, per il nostro savoir-faire, che siamo tutti, noi siamo gli italiani, loro lo considerano persone particolari per vivere la vita. Io penso come la nostra cucina, come i nostri vini, la nostra cucina mediterranea, la nostra storia, addirittura il presidente Kim Yunam, che conosce meglio di me l'Italia, addirittura lui lo ha studiato, e mi parlava altro che è venuto a Napoli a mangiare la pizza da Mario. Insomma, ecco, in questo caso Napoli veniva sempre nominato dal presidente della Corea del Nord, che è Kim Yunam, che guarda caso ha fatto la scuola comunista insieme a Giorgio Napolitano a Mosca. E su queste parole noi ringraziamo il senatore Razzi, ringraziamo anche tutti gli ascoltatori che invitiamo a continuare a seguirci. Grazie, grazie senatore. Grazie, grazie.